Buongiorno membri della Fitness Family. Ciao a tutti. Di nuovo con Umberto Miletto, top personal trainer d'Italia, il più seguito di tutti. Grazie. Per me è un onore sempre averti sul mio canale. E oggi facciamo un video in cui mi vedrete soffrire, tra virgolette. Perché non so. Abbiamo pensato, siccome il calisthenic sta andando forte, ne abbiamo parlato negli ultimi video con lui, vi facciamo vedere quattro esercizi base, appunto, 4-5 adesso vediamo, per chi vuole iniziare questa disciplina, quindi per chi vuole avvicinarsi all'allenamento a corpo libero. Letto è esperto, la sua disciplina è ciò che lui insegna e quindi... chi meglio di lui può insegnarmi? Sì, perché sono tantissimi ragazzi che ci dicono: ma come faccio a incominciare? Io faccio palestra, però non vorrei abbandonare la palestra, posso incominciare? Certo, potete, ragazzi, potete, se state facendo palestra classica va benissimo, nulla vieta magari di prendere un giorno alla settimana e di iniziare ad introdurre gli esercizi che possiamo vedere anche oggi. Poi è normale, qua ci sarebbe da dire tantissime cose, però noi prendiamo 4-5 esercizi e vi facciamo vedere come potete andare a introdurre una seduta magari di specializzazione di calisthenics all'interno del vostro ciclo d'allenamento abituale. Ok, mi raccomando, Miletto, poi lascio i Umberto, perché mi ha detto che preferisci che mi chiami Umberto. Perché mi chiama Miletto, mi sembra di essere a scuola. Miletto interrogato. Vi lascio il link di Umberto in descrizione, ovviamente, anche se sarete già quasi tutti iscritti ormai. Speriamo, c'è sempre tanti. Per chi non lo è, ovviamente seguite anche lui, perché ciò che apprezzo davvero di Umberto, che siamo pochi in Italia a fare questa cosa, e che porta contenuti come me. Cioè fa video in cui comunque ve ne andate bene o male sempre con qualcosa in più, con una conoscenza in più. Lo scopo è quello, cercare di insegnare un qualcosa a chi è dall'altra parte. Soprattutto l'obiettivo è insegnare ad allenarsi bene. Questo è l'obiettivo mio, ma penso anche il tuo. Sì, sono un po' più incentrato sull'alimentazione perché è ciò che mi piace davvero, però anche l'allenamento, ovviamente, posto schede, eccetera. Ok, perfetto. Dai, iniziamo. Il primo esercizio, cosa mi fai fare? Allora, quale idea è questa? Perché mi provo a immedesimare anche chi c'è dall'altra parte, no? Allora, noi possiamo andare a scegliere quattro tipologie di esercizi. Soprattutto se siete all'inizio del calisthenics, vi faccio vedere un nuovo modo di andare a ideare il vostro programma di allenamento. Quattro esercizi. Quindi avremo un esercizio per i muscoli della parte alta di tirata. Ok? Mi faranno intervenire, se vogliamo dire, dorsali, bicipiti, parte posteriore comunque della schiena. Poi abbiamo un secondo gruppo di esercizi che sarà il gruppo di spinta, che farà lavorare pettorale, spalle e tricipite. Poi abbiamo un terzo gruppo che sono quelli di potenziamento del corpo, che è molto importante per chi pratica calisthenics, e un quarto gruppo che sono il treno inferiore, ossia esercizi per gli arti inferiori. Ok, quindi vediamo per ogni categoria un esercizio, e l'ideale potrebbe essere che cosa? Fare per ogni esercizio 5-6 serie da 8-10 ripetizioni. No? Questo potrebbe essere un primo modo di approcciarsi e avvicinarsi a esercizi classici del corpo libero. Ok, okay, va bene. Allora, caro Emi, primo esercizio, ovviamente trazione alla sbarra. Trazione alla sbarra sono un po' i must per chi fa calisthenics. Noi siamo già, perché Emi è già un buon livello, quindi facciamo trazioni alla sbarra. Se ovviamente siete agli inizi, andate a scegliere un esercizio di intensità inferiore, quindi potrebbe essere le trazioni orizzontali o trazioni antiaeree, o esercizi comunque con i piedi in appoggio. Però noi abbiamo Emi che è già bello allenato e proviamo a insegnargli a fare trazione alla sbarra. Due le versioni principali: presa inversa o classica presa prona e quindi trazioni pull-up. Quindi l'ideale, si afferra la sbarra. Ecco, alcuni chiedono sempre qual è la presa ideale per andare a prendere la sbarra. L'ideale qual è? Alzate le braccia e questa è la vostra presa, senza dover pensarci troppo. Così il movimento è naturale. Se devo aprire devo forzare, se devo stringere devo forzare, comunque l'esercizio cambia. Quindi di base alzo e faccio trazioni, no? Importante nel mondo del calisthenics, ma lo vedremo dopo quando faremo gli esercizi per il core, è andare ad assumere quella che viene definita la hollow position. Però nelle trazioni non andiamo all'inizio a curare proprio questa hollow position, però in altri esercizi servirà questa hollow position. Quindi il primo obiettivo di chi pratica calisthenics è incominciare a fare bene le trazioni, quindi presa inversa andiamo su in questo modo, presa prona l'obiettivo, andiamo su in questo modo. L'obiettivo, si dice che la ripetizione è buona, l'obiettivo è andare a toccare con il petto la sbarra. O se non riusciamo ancora a toccare il petto la sbarra, perché arriviamo magari
non abbia mai praticato questo esercizio, buona cosa è oltrepassare comunque il mento la sbarra, ma lo step successivo è comunque andare a toccare con il petto la sbarra, altrimenti è un po' come a mio avviso fare una panca piana e fermarsi a 5 cm. Fare lo squat. Esatto, stessa cosa qua, cerchiamo sempre di sfruttare un range di movimento completo, perché in realtà l'obiettivo è ci arriviamo con il petto, però qui ci sono tutte forme di trazione più impegnative dove la sbarra la possiamo portare anche all'addome, alla vita, quindi molto più impegnativo, quindi noi dobbiamo in primis provare a fare in questa maniera. Adesso vediamo quello che fa, vai, vediamo, fammi prima la presa inversa, sì. Vediamo quello che succede. Ok, presa inversa, poi pollice sempre chiuso, avvolgente la sbarra, e adesso devi staccare i piedi, contrarre gli uteri e portarsi su, ok, e poi giù, ok, vai ancora, ok, lì va bene, ok, prova a cambiare presa. Ok, bravissimo, ok, bravo, ok. Ok, bravo, Emilio. Si vede che comunque si allena bene, riesce a toccare con il petto la sbarra. E quindi niente, adesso questo potrebbe essere per voi il primo esercizio da inserire nella vostra seduta dedicata al calisthenics. Quindi trazione alla sbarra, buona cosa, padroneggiare 8-10 trazioni. Io prima ho detto 6 serie, 5-6 serie per me sono ottime con un recupero comunque intermedio, un minuto e mezzo, due minuti ci può stare per iniziare. Ok? Abbiamo detto che il secondo esercizio era di spinta. Di spinta. Spinta, ovviamente io per prendere un po' in giro tutti quelli che chiamano le flessioni, con le flessioni, però in realtà sono push up, piegamenti sulle braccia, se vogliamo chiamarli con il termine più corretto, però è vero che tutti in Italia riconoscono le flessioni, quindi ogni tanto anch'io, soprattutto nei titoli, lo scrivo sempre flessioni. Comunque, andiamo a vedere a terra i piegamenti sulle braccia. Ok, Umberto, secondo esercizio è detto piegamenti. Sì, perché come ho detto prima, se la prima categoria era della tirata, parte gruppo e parte superiore, secondo gruppo di esercizi è per la spinta. E per la spinta ovviamente andiamo a cominciare a fare piegamenti sulle braccia, perché è un esercizio che ci permetterà di fare il petto, spalla e tricipite. Però qua la differenza sostanziale di chi pratica calisthenics è un po' l'atteggiamento con cui si fa questo esercizio, perché come ho detto prima lo scopo e cercare di sfruttare il nostro peso corporeo per renderci la vita più difficile, no? Quindi ci sono tanti modi per fare questo esercizio. Lo scopo del calisthenics è proiettarsi in avanti andando ad assumere quella che viene considerata la hollow position, ok? La hollow position, per intenderci, se facciamo i piegamenti sulle braccia, la vediamo in questa maniera qua. Noi siamo a terra, noi in questo caso qua abbiamo l'antiversione del bacino. Nel calisthenics tutti gli esercizi vengono svolti con la retroversione del bacino, quindi si contraggono i glutei, ok? Questo ci permette di contrarre i glutei, potenziare l'addominale. E poi, qua ci può essere una differenza da chi fa piegamenti, che fa powerlifting, rispetto a chi fa calisthenics. Noi nel calisthenics pratichiamo i piegamenti con una protrazione scapolare, cioè non sono così, ma sono così, ok? Quindi sono combo, perché le scapole vado proprio a spingere le mani e vado a creare questa protrazione scapolare. Ovviamente poi le scapole sono depresse, ossia vengono spinte in basso. Poi l'altro atteggiamento importante nella pratica di piegamenti sulle braccia per chi fa calisthenics è l'atteggiamento dei piedi. Ovviamente se siete agli inizi è concesso l'appoggio della pianta dei piedi, ma per renderci più la vita più difficile si va sul dorso dei piedi. Quindi da questa posizione io trovo il mio assetto, vado a mettere le mani a terra, protraggo, deprimo e da qua faccio i miei piegamenti sulle braccia in questo modo. Lo scopo è muoverci un tutt'uno, come se fossimo un pezzo di legno. Questo per non disperdere energia e permetterci poi di, man mano che diventiamo bravi, fare esercizi sempre più difficili tecnicamente. Ok? Quindi, se devo farvi vedere, mi appoggio, contraggo i glutei, vieni qua, giù e poi su, giù e poi su, in questo modo. Ok, adesso trovo. Proviamo, andiamo, lo mettiamo un po' in atteggiamento corretto. Allora, faccia. Ok, le mani teoricamente ruotano leggermente all'esterno, cioè 45 per. Ok, poi lui ha atteggiamento più da bodybuilder, quindi ha più una retroversione. Qua, glutei contratti, quindi in retroversione devi, così al contrario di questo, devi ruotare, devi retrovertere. Eccolo lì, quindi contrai forte i glutei, glutei forti, ok. Qua dei gobbi, ok, bravo, dopo attivare i dorsali, glutei contratti, e da questa posizione devi cercare di arrivare col mento là. Quindi giù e poi su, sempre cercando di spingere via il pavimento e ritrovare la protrazione scapolare. Esatto, glutei contratto, addome contratto e su, giù.
avanti. Ok, sto bene. Per essere la prima volta che mi fai i piegamenti sulla braccia, non le avevo mai fatte così, ragazzi. Ok, lo scopo è che il tuo corpo deve essere un tutt'uno, un pezzo di legno, non devi disperdere energia. Differenza di fa questo esercizio è tante volte fa tutto tranne che fare quei piegamenti, cioè, però la contrazione dei glutei, la contrazione del core, la contrazione della pressione permette di svolgere l'esercizio in maniera decisamente. Bene, se terzo esercizio, rimaniamo sempre qui a terra che va benissimo, facciamo un classico esercizio di potenziamento del core, è uno dei miei esercizi preferiti, andiamo ad insegnare a Devil a fare il plank in hollow. Tutti parlano di plank, poi vedi che tutti lo fanno, ma secondo me non stanno facendo un esercizio di rinforzo, sta più che altro perdendo tempo. Adesso facciamo il plank in stile calisthenics, poi mi direi anche tu se è impegnativo o no. E lo vorremmo lasciare un minuto, vediamo quello che succede. Proviamo un minuto. Come se... Okay. Anzi, metti allora, faccio io. Sì, facciamo te, io devo essere... Ah, sui gomiti. Così? Sui gomiti, mettiti sui gomiti, poi sempre sul dorso dei piedi. Sempre dorso dei piedi. Ok, piedi uniti. Ok, di nuovo glutei contratti come prima. Ok, stringi più forte i tuoi glutei, abbassa leggermente. Ok, e ingobbisciti di nuovo. Ingobbisciti ancora. Ok, contrai i glutei, abbassa leggermente i glutei. Ok, stammi lì, vediamo quanto tiene, vediamo se... Ok, stringi forte i glutei, stringi le cosce, senti l'addominale, respira, non far mai l'apnea, sono passati 10 secondi, e vediamo che mi tremi, hai freddo, come no, stai? Ragazzi, un segreto che vi svelo, io l'addome non l'avevo mai. Tieni lì, non perdere, lì sta perdendo la protrazione, perde la tensione dei glutei, esercizio è tosto, comunque il plank... Ok, ferma pure, va bene. Plank è un super esercizio decisamente micidiale, però è l'esercizio che io considero più semplice per poi portarsi a livelli successivi. Sì, purtroppo io sarà un annetto che alleno molto sporadicamente l'addome. Che cosa succede qua? Giustamente Umberto mi chiedeva se ho freddo quando tu mi lascia. No, sì. In realtà quando per tanto tempo non alleniamo un certo distretto muscolare perdiamo proprio la capacità tra virgolette di reclutarlo e di utilizzarlo al meglio. E quando si torna allora, ad utilizzarlo siamo... No, poi con questi plank, ma chi lo prova lo potrà andare a constatare, non lavora solo il core, lavorano glutei, gambe, cosce, lavorano tutti i dorsali, pettorali, c'è veramente un insieme di muscoli che lavorano, però è la base perché se da qua vogliamo imparare a fare esercizi più difficili o c'hai questi elementi o se no non si riesce a provare. Io stavo scherzando, l'esercizio è tosto, a chiunque lo prova, ma tremo in realtà anch'io mi metto e tremo perché l'esercizio arriverà a un minuto, poi diciamo è lunga. C'è un meme su Facebook che gira sempre e pensate che un minuto non sia lungo, non l'avete mai fatto in plank. Però noi diciamo sempre un plank in hollow, perché poi arrivano quelli che dicono, ma sei comodo, non devi stare comodo. In realtà però è proprio questo atteggiamento che ti permette di massimizzare il lavoro sul retto dell'addome. Ok. Umberto, quanto esercizi per quanto le gambe? Quanto esercizio per le gambe, visto che comunque Emil lo considero allenato, andiamo a impostare un pistol. Io non so se tu sai fare pistols. Li ho provati, ma scarsamente successo. Allora bene, allora facciamo un esercizio di avvicinamento al pistol, quello che noi chiamiamo pistols box, ossia che è un esercizio propedeutico, dietro di noi mettiamo una panchetta, un box, in modo tale da ridurre il range di movimento dell'esercizio. Quindi l'esercizio che andrei a fare sarà questo, l'obiettivo è piede a terra, poi stacchi un piede, da questa posizione qua l'obiettivo è arretrare il sedere e nel mentre abbassarsi, quindi io mi abbasso e poi mi risollevo. Importante, quando ti abbassi non perdere la tensione muscolare, se tu mi vieni giù, perdi e poi vieni su, ovviamente ti dai una mano, l'obiettivo è cercare, mi abbasso, mantengo la tensione muscolare e poi ritorno su. Questo è il modo corretto per fare un piso, ottimo esercizio anche questo per iniziare a lavorare con il tono inferiore a corpo libero. E per molti può essere un esercizio molto importante secondo me. Per chi è agli inizi, magari se il pistol è troppo impegnativo, possono partire con scuota a corpo libero, affondi a corpo libero, diciamo che c'è veramente per tutti. Ma ora vediamo Emil a fare l'esercizio, va? Vediamo come lo fai, alzi per l'equilibrio. Ecco la gamba. E vai indietro l'idea di arretrare il sedere all'indietro. Vedete, già solo rimanere in equilibrio non è facile. Ti abbassi, tocchi e poi di qua vieni. Lui ovviamente è allenato, fa fondi, fa squat, quindi ha un ottimo controllo motorio e da qua si risolve. Però è duro il pistol. È duro. Poi obiettivo il pistol vero e proprio è andare giù a terra.
Però la panchetta è un ottimo mezzo proprio. Sì, anche quando in palestra insegnavamo lo squat in Scozia ci fecero vedere le prime volte con la panchetta. Esatto, lo squat box è anche per chi pratica squat una via di avvicinamento poi al full squat, ma è un'ottima tecnica comunque proprio per migliorare la tecnica e l'esecuzione degli esercizi. Visto che è difficile, si passa prima dal box, poi magari si utilizza il tirare X e poi si arriva a fare il aiuto e poi si scende. Esatto. Ok ragazzi, come avete visto, 4 esercizi base, trazioni, piegamenti, plank per l'addome e visto lo squat che era già un pochino impegnativo, sono 4 esercizi base per il calisthenics, la disciplina di Umberto, che ringrazio ovviamente per avermi dato la possibilità di fare video con lui, link del canale lo trovate in descrizione, Umberto Miletto. Sono sicuro che molti di voi comunque già lo conoscono da tempo. Umberto, grazie. Grazie a te Emile e soprattutto provate questi esercizi, provate a metterli in pratica e perché no magari vi appassionerete anche voi al calisthenics. Calisthenics e ci vediamo presto in un prossimo video. Un saluto da Torino. Ciao ciao. Ciao.